di Nuovo, qui sul, sul podcast Domande filosofiche per adulti strani eh, um, eh, in radio birichina eh, all'interno della scuola Fontana, dell'Aula eh, lettura dell'istituto comprensivo Gino Strada. Eh, poi eh, sono, siamo qui con la quarta A. E io sono Ettore e lui è Gabriel. <coughs> e adesso possiamo iniziare. Buon, eh, buongiorno ancora, ma come ti chiami? Matteo. Possiamo sapere l'età? 42 anni. Che lavoro fai oggi? Sono un esperto di marketing, quindi faccio pubblicità. Un mm, bel lavoro, eh, sono sicuro che ti pagano molto. <ride> Mi pagano abbastanza, è giusto. Era il lavoro che sognavi di fare da piccolo? No, da piccolo sognavo tutt'altro, anzi, volevo fare il musicista, anzi, ho fatto anche il musicista per molto tempo, e poi, però, a un certo punto mi sono stufato, e, e questo lavoro è nato quasi spontaneamente, un po' per caso, diciamo, ho iniziato Destino. a farlo, poi è cresciuto ed è diventata anche una, una passione. Quindi non l'hai deciso, deciso tu questo lavoro? no, è arrivato quasi per caso per una serie di combinazioni di cose che facevo già mentre okay. facevo il musicista che poi hanno preso un'altra direzione okay. e hanno preso anche un po' il sopravvento sarà hai dal destino? destino hai anche un sogno nel cassetto? E non ho proprio dei sogni nel cassetto più diciamo dei, dei progetti diciamo che forse i sogni sono qualcosa di bellissimo che però hanno anche a cui manca ancora la parte reale no? e poi piano piano magari diventano realtà div assomigliano di più a dei, dei progetti, ecco. sono più concreti. Il dircene uno ma se vuoi no... Eh. Mm -hmm. Possiamo anche continuare. Di sogno, di sogno barra progetto futuro? Mm. Non lo so, ci devo pensare, vediamo se mi viene in mente durante la, la okay. conversazione. Secondo te però gli adulti sognano ancora, penso che tu sogni, ah, non troppo perché comunque sono adulti, ma i bambini sognano di più perché non hanno ancora un lavoro, questa cosa qua. Però secondo me anche alcuni adulti sognano. Sì, 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 sì anche gli adulti sognano e te lo posso confermare senz'altro. Magari ecco, essendo adulti, avendo un po' più di possibilità di, di fare le cose veramente... E sognano e magari fanno contemporaneamente, a volte, a volte no, eh? a volte continuano a sognare e basta. Mm, oggi ti senti libero come quando eri bambino? No, mi sento più libero. <ride> ti do <dà ride> ragione, cioè, eh, posso indovinare il motivo. Prova. Perché secondo me i genitori che spesso ti sgridano e non ti permettono di fare quello che vuoi, giusto? Sì, assolutamente. Eh, comunque, Vuoi dire che non è solo quello? No. Che cos'è la, cioè, cos la libertà per te? La libertà per me è la sensazione di avere il controllo di se stessi e di poter fare quello che si vuole, cioè no, non in assoluto quello che si vuole, soprattutto non mancando di eh, rispetto alla libertà degli altri, cioè, però tenendo presente che tutti hanno la propria libertà. Avere quella sensazione di, di essere. di non avere nessuno che ti impedisce di fare ciò che, che, che vuoi fare, che sogni, che progetti che hai in mente di fare. Mm. Eh, comunque, che cos'è la rabbia per te? La rabbia è un sentimento che ti permette di esprimere all'esterno o, o qualche volta in realtà all'interno, però forse per certi versi, entro certi limiti, è meglio all'esterno eh, esprimere una, un sentimento di protesta verso qualcosa che non va bene, che non ti piace, che, che doveva andare diversamente da come è andata. È sempre negativa? Non è sempre negativa perché in realtà ti permette anche di, di alleggerirti, ti permette anche di farti capire a volte e anche di, di capire meglio degli aspetti di, di te stesso. Comunque, mi potresti fare un esempio? Un esempio? Sì, se vuoi. Beh, per esempio, la rabbia a volte può essere qualcosa di legato a qualcosa di brutto che hai vissuto in passato. Quindi, magari c'è qualcuno che ti dice una frase che ti fa arrabbiare tantissimo e tu non sai esattamente perché ti fa arrabbiare così tanto, perché magari è una frase che a qualcun altro non fa arrabbiare, ma a te sì. E, e magari è perché in passato non te lo ricordi ma ti è successo qualcosa di simile e se tu segui questa rabbia e cerchi di capire perché ti sei arrabbiato così tanto magari scopri appunto qualcosa che, che non sapevi che, che è successa e, e che ti permette di superarle magari dal giorno dopo se qualcuno ti dice quella stessa frase non ti arrabbi più qual è il segreto dell'amore e dell'amicizia il segreto dell'amore e dell'amicizia mm. Alla base, secondo me, ha a che fare con la libertà di cui parlavamo poco fa, cioè ha a che fare con il sapere che com'è importante la tua libertà è importante anche quella degli altri. Se tu parti dal rispetto di questa cosa, sei in grado di relazionarti con gli altri in una maniera positiva per entrambi. Cioè il segreto dell'amore e dell'amicizia in modo diverso è stare bene tu e far star bene la persona che sta con te a qualsiasi livello stia e questo è possibile però se c'è un, un grande rispetto per la libertà di entrambi c'è differenza tra amore e amicizia beh sì c'è un po di differenza anche se l'amicizia è una forma di amore dipende da che cosa intendiamo con l'amore l'amore può avere varie forme una di queste è l'amicizia diciamo mm. eh, ti faccio una domanda un po' triste adesso Solo che non è tanto triste, ma solo c'è perché. Cioè, è solo eh, solo La domanda sarebbe solo a pensarci, intendo. Eh, cosa ti viene in mente quando pensi alla morte? Cosa mi viene in mente? Qualsiasi cosa, la prima che mi viene in mente? Sì. Mm, mi viene in mente un, un sogno che facevo da piccolo, di notte, molto, molto spaventoso, ed era un sogno in cui sentivo una. Un, un, una nota, come di pianoforte, molto bassa, cioè come se qualcuno pestasse fortissimo i tasti più bassi del pianoforte, quindi faceva molto paura perché era un suono molto grave, molto, molto basso, e è un senso andare. poi di silenzio assoluto, e io mi svegliavo tutto trafelato, sudato, <ride> spaventatissimo, e per me la sensazione della morte è sempre stata quella. Eh, adesso ci puoi dire la, il, il, il segreto della felicità, se lo sai, so, perché è un segreto. Allora, il segreto della felicità è sentire che ti trovi nel posto giusto con le persone giuste e stai facendo quello che ti piace fare o comunque ti senti soddisfatto delle cose che hai e della persona che sei. Soprattutto della persona che sei, anche se magari non sei perfetto, anche se magari qualche cosa non va, non deve essere tutto perfetto per essere felici, però devi sapere che tutto sommato quello che stai vivendo è qualcosa che ti rende soddisfatto. Comunque, adesso hai finita la puntata da Radio Berchino, è tutto. Sono contento che sei venuto qua e um, spero di rivederti presto. Grazie, sono contento anch'io. Ciao, grazie Ciao. mille.